Allora, mister, Desenzano Folgore, dodicesima giornata. Innanzitutto, che avversari troviamo domani? Buongiorno intanto a tutti, sicuramente troviamo una squadra con un potenziale offensivo importante, come tipo di attaccanti, come caratteristiche, e anche una squadra che comunque utilizza quasi sempre quattro attaccanti in campo, quindi una squadra anche, diciamo così, predisposta ad attaccare. È una squadra che ha un'identità forte, diciamo una squadra che tendenzialmente non butta via la palla, ma è una squadra che prova a giocare, che alterna situazioni di palleggio a verticalità immediate sui giocatori che hanno comunque una buona profondità. E, dal punto di vista del rendimento, è una squadra altalenante perché ha alternato vittorie e sconfitte spesso, ha fatto solo un pareggio all'inizio dell'anno, però viene da una vittoria importante in casa. Con 5 gol su fanfulla, e quindi diciamo che la troviamo sicuramente carica dal punto di vista mentale. E ci vuole dare un punto sull'infermeria, visto che è stato un tasto dolente del mese di ottobre? Sì, diciamo che le nostre assenze in questo momento, a parte Uriglio che rimane squalificato, ovviamente non è una questione di infermeria. Abbiamo in questo momento sia Gori sia Thomas che sono in fase di rientro. Io spero, sicuramente con l'ospitaletto, però forse anche a disposizione qualche a Milano, se vediamo come prosegue il discorso di reinserimento, però diciamo che stanno accelerando, insomma, da questo punto di vista. Antonelli oggi ha corso, clinicamente guarito, quindi se si tratta solo di reinserirlo adattamente all'interno della situazione squadra, e Paloschi chiaramente ha un decorso un po' più lungo, quindi fino a per un altro mese, insomma, dovrà fare delle cose a parte. Questa è la situazione di infermeria, che è chiaramente in fase di svuotaggio, se si può dire, però in questo momento ancora insomma, con questi giocatori ai box. E ricollegandosi appunto agli infortuni, usciamo da un mese di ottobre complicato, soprattutto dal punto di vista dei risultati più che delle prestazioni. Cosa si aspetta adesso dal mese di Sì, novembre? il mese di ottobre era complicato già a priori, nel senso che sapevamo che era un calendario un po' particolare. È chiaro che la situazione in infermeria, insomma, ci ha un po' frenato, anche se devo dire che poi le prestazioni della squadra sono sempre state. E noi vorremmo poter determinare anche i risultati, però è difficile da parte nostra. Si possono però determinare le prestazioni, noi dobbiamo guardare il fatto che la squadra ha sempre giocato con continuità, anche cambiando molti protagonisti, appunto per una questione anche di causa di forza maggiore. Quindi il mese di ottobre si chiude così, dal punto di vista della crescita, secondo me è una buona crescita di squadra rispetto anche al primo mese. Dal punto di vista dei punti, secondo me un paio di punti, 2 o 3 punti lasciati per strada, almeno. E quindi usciamo insomma un po' di rammarico, anche se andiamo a vedere un po' le partite che abbiamo fatto. È chiaro che questo ormai è passato, noi dobbiamo pensare che nel mese di novembre dobbiamo riprendere il nostro passo che è stato nelle prime partite, nelle prime 5-6 partite, dobbiamo ritrovare quel rendimento, io dico a prescindere dagli avversari, perché poi questo è un campionato che comunque ci ha fatto capire finora che possiamo fare risultato nel momento in cui noi facciamo delle cose in un certo modo, e che quasi sempre quando non lo facciamo passiamo da situazioni che non siamo riusciti magari a ottimizzare sotto porta o qualcosina che abbiamo sbagliato dietro. Quindi tanto protagonisti noi dei risultati che abbiamo fatto in positivo e anche in meno positivo. Quindi l'obiettivo principale del mese di novembre è ritrovare il passo che avevamo nelle prime 5 partite a partire dalla partita di domani.